Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Elezione del Presidente della Repubblica, cominciata la quarta votazione, il quorum scende a 505, il centrodestra oggi si astiene. E continuano le trattative tra i partiti, tra i nomi che circolano, quelli di Draghi, Casini e in ultimo Mattarella. Letta dice serve un nome condiviso, no a vincitori e vinti. Salvini, Casini eletto col PD, Draghi, Prezioso, dov'è? Il Quirinale, quindi oggi voto di maggioranza al 50%, ieri terza fumata nera, tante le schede bianche tra i più votati Mattarella e Crosetto. E si celebra oggi in tutto il mondo il giorno della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. I presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, hanno deposto una corona di fiori in largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani. A riceverli Ruth Dureghello, Noemi Di Segni, il rabbino Riccardo Di Segni, presente la senatrice Liliana Segre. Il 27 gennaio 1945, liberato Auschwitz. Meno casi Covid dopo 13 settimane consecutive di aumento di contagi. L'ultima settimana ha visto un'inversione della curva dei nuovi casi. Sono 1.197.970 rispetto a 1.243.789 dei 7 giorni precedenti, con una flessione quindi del 3,7%. E parliamo di vaccini, ciclo completo per 87% degli over 12, oltre 31 milioni hanno avuto la terza dose, prima dose a 1 milione di 5 undicenni. Un operaio di 41 anni di origine brasiliana è morto in un cantiere edile a Torino, probabilmente dopo essere caduto da un ponteggio, e deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale dove era arrivato in gravissime condizioni con un politrauma. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.